Amici di Buongiorno Natura, siamo nella sede del Parco Naturale ad Amello Brenta e siamo in compagnia di Andrea Mustoni, responsabile della ricerca scientifica e della divulgazione ambientale del parco. Andrea, ci troviamo nei vostri uffici, state facendo proprio in questi giorni un lavoro di mappatura di tutti i reperti che avete. La cosa davvero straordinaria è che qui si può capire la grande differenza che c'è tra le corna di alcuni animali e i cosiddetti palchi di altri. In particolare qui abbiamo bovidi e cervidi, abbiamo animali apparentemente molto simili, ma hanno delle peculiarità molto diverse tra loro. Tra queste il fatto che i bovidi, nel caso delle nostre montagne, lo stambecco, il muflone e il camoscio, hanno delle appendici cefaliche, quindi delle corna, crescita continua di sostanza cheratinica, del tutto simile a quella che Abbiamo caratterizza le nostre unghie, anche i nostri dei capelli, che capelli. troviamo in alcune parti del nostro corpo. Viceversa, i cervidi, che sulle nostre montagne sono rappresentati dal capriolo e dal cervo, hanno appendici cefaliche che più delle volte noi chiamiamo trofei, palchi, che sono di sostanza ossea, del tutto simile quindi alle nostre ossa. I cervidi perdono ogni anno il trofeo, perdono queste appendici cefaliche di sostanza ossea e ogni anno lo ributtano, lo rivestono, lo riformano, un pochino più grosso generalmente dell'anno precedente, a dimostrazione del fatto che nel corso dell'età queste appendici cefaliche diventano comunque più massicce. Iniziamo per esempio dalle corna di una femmina di stambecco. Mi spiegavi prima che queste corna sono degli astucci tenuti da un cavicchio osseo. Sì, il cavicchio osseo in termini tecnici viene chiamato anche os cornu, quindi proprio l'osso del corno. Poi evidentemente con l'animale vivo l'osso del corno e l'astuccio si diventano solidali l'uno con l'altro, quindi con l'animale in natura non è Non è possibile fare possibile. l'esercizio che stiamo facendo in questo momento. La cosa interessante è dire che di anno in anno, poi, man mano l'animale cresce, si forma un altro astuccio all'interno dell'astuccio, potremmo dire, che quindi spinge il trofeo, spinge il corno sempre più in alto, a conferma del fatto che gli animali più adulti, di maggiore età, hanno un corno un pochino più lungo di quelli più giovani. Quindi astucci concentrici, come una canna da pesca, potremmo dire, che spingono verso l'alto il trofeo. Questa è una femmina e questo invece appartiene a un maschio. Sappiamo che i maschi utilizzano degli ambienti molto più impervi rispetto alle femmine e che un trofeo di questo tipo può servire a stabilizzare l'animale, a fargli raggiungere un maggiore equilibrio. Sappiamo poi che tutte le appendici cefaliche di questi animali hanno una grossa importanza nei rapporti sociali. Si possono anche calcolare gli anni dell'animale attraverso i cosiddetti anelli. Sì, esattamente, lo si può fare per evidentemente i bovidi che hanno dei trofei a crescita continua, andando a contare non tanto gli ornamenti della parte anteriore del corno stesso, quanto degli anelli che rimangono segnati nella parte posteriore. Indicativamente nel caso dello stambecco maschio potremmo dire che c'è un anello ogni 6-7 centimetri. All'inizio, nei primi anni di vita, che sono riportati nella parte più alta del trofeo, la crescita è maggiore, quando l'animale comincia a essere un po' più vecchio, la crescita è minore. Però si riescono a vedere abbastanza bene gli anelli e a contare l'età senza grossi problemi. Cervo e capriolo, che sono i due tipici cervidi delle nostre montagne, hanno questa caratteristica: solo i maschi hanno il trofeo, mentre le femmine non lo hanno. Con tutta probabilità è una questione legata proprio alla socialità degli animali e quindi ai rapporti tra i maschi conspecifici che utilizzano anche il trofeo per riconoscere la forza fisica dell'altro maschio, della stessa specie. Semplificando, potremmo dire che è una sorta di cancello che la natura mette in modo che alla riproduzione arrivino solo gli animali più forti, più vigorosi, che tra di loro si riconoscono sia per la mole del corpo, sia appunto anche per la mole del trofeo. In questo caso abbiamo un trofeo di un cervo giovane, di un cervo che in condizioni normali, con una popolazione di strutturata bene anche in termini di classe d'età, non parteciperebbe nemmeno alla riproduzione,
buttandolo a sorridere potremmo dire non ci proverebbe nemmeno a partecipare con un trofeo così esile, così sottile, mentre in altri casi si arriva a strutture cefaliche molto più grosse, a trofei con tante punte e di calibro maggiore.